Nel video di oggi parliamo del nuovo CDJ Pioneer 3000, la novità del momento, ma ne parliamo in una maniera, se vogliamo, un po' inusuale. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. È uscito a settembre il nuovo CDJ della Pioneer, il 3000. Un'evoluzione enorme rispetto al Nexus 2, il prodotto di punta di Pioneer top di gamma. Qualsiasi canale ne ha parlato, su web, sui magazine, eccetera. È veramente l'oggetto di punta per il settore DJ. Parleremo brevemente di quelle che sono le novità di questo oggetto dal punto di vista tecnologico, per concentrarsi poi sul perché Pioneer ha fatto questa mossa e a cosa serve? Sono tutte opinioni personali e ci tengo a precisare che non sono sponsorizzato in alcun modo né da Pioneer né da qualche concorrente. Veniamo a quelle che sono le novità di questo oggetto. È un po' più piccolo del vecchio CDJ Pioneer 2000, però lo schermo è leggermente più grande, soprattutto molto più luminoso e con una risoluzione maggiore. Ecco che lo schermo touchscreen è la prima cosa che salta all'occhio, soprattutto in quelli che sono gli interventi migliorativi che sono stati fatti. È quindi possibile accedere al menu, alla traccia, ingrandire e anche vedere la traccia che sta suonando in confronto con quella dell'altro lettore se linkato. Ecco che queste sono novità interessanti per poter proprio mixare ed effettuare gli effetti sul momento. Sono stati inseriti gli hot cue, ovvero 8 tasti sopra il jog, tra il jog e lo schermo, per poter salvare i punti di cue e interagire con essi durante la riproduzione della traccia. Sono 8 molto colorati, molto carini. È stata migliorata la qualità audio e anche la velocità di lettura, perché il problema è che con un software sempre più evoluto c'è bisogno di processare brani piuttosto velocemente o comunque essere anche rapidi nella ricerca. Questo perché non si può stare ad aspettare troppo quando inserisci una traccia, quando la ricerchi o quando carichi un brano, perché l'attività del DJ è sempre più frenetica e allora non possiamo perdere tempo. Però in questo, nonostante tutte le nuove funzionalità, il CDJ 3000 della Pioneer riesce ad essere piuttosto rapido, anche più dei predecessori. È stata migliorata notevolmente la sensibilità del jog e anche la tecnologia che lo muove, così come si cerca di implementare sempre di più il servizio che ha reso Pioneer famosa nel mondo e soprattutto leader del settore. Ecco che arriviamo a chiederci perché Pioneer esegue una mossa di questo tipo, soprattutto il prezzo. Perché il CDJ 3000 esce sul mercato a 2.400 dollari e più o meno il prezzo è lo stesso anche in euro. È un prezzo veramente alto, soprattutto molto più alto di quelli che erano i prezzi all'uscita dei CDJ 2000 in tutte le sue varie forme, perché non si raggiungevano mai i 2.000 euro. Invece qui si dà uno slancio piuttosto importante in su sul prezzo. E allora ci chiediamo perché Pioneer ha fatto questa mossa, soprattutto in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, con i locali e i club chiusi un po' in tutto il mondo e con i festival fermi. Innanzitutto, si sta soffrendo in qualche modo la concorrenza di Denon. Ne abbiamo parlato spesso sul canale. Denon negli ultimi anni ha lanciato una linea di prodotti molto seria, molto performante e per la prima volta è andata ad insidiare il mercato dei CDJ e dei controller per DJ. Pioneer è assolutamente leader del settore, quasi indiscusso, però per alcuni anni non c'è mai stata una novità così interessante da parte di Pioneer. Invece di aspettare il prossimo NAMM di gennaio 2021, Pioneer ha lanciato questo nuovo prodotto cercando di portarsi avanti e rimanere il leader indiscusso. Ecco quindi che la concorrenza di Denon può essere il primo motivo abbastanza ovvio per il lancio di un prodotto di questo tipo. Non si poteva aspettare oltre, erano già troppi anni che c'era il Nexus 2, che comunque era un prodotto assolutamente eccezionale, però tanti iniziavano a guardare
Denon, e quest'anno per la prima volta si hanno i confronti tra il lettore top di gamma di Pioneer e quello di un'altra marca, come si può trovare piuttosto spesso su YouTube. Fare uscire un prodotto di questo tipo, soprattutto a questo prezzo, in questa fase sembra una pazzia e molto probabilmente lo è. Però è una mossa, se vogliamo, intelligente. Prima di tutto, se tanti sono disposti a spendere tanti soldi per un CDJ, è giusto dal punto di vista del mercato che il prodotto top di gamma costi sempre di più. Perché se ci sono dei pazzi, perché non mi viene da chiamarli in nessun altro modo, che vendono il proprio CDJ Nexus 2 per comprare il CDJ 3000, è giusto che la Pioneer faccia il CDJ 3000 e che lo faccia pagare anche carissimo. Sappiamo benissimo che il 2000 Nexus 2 va super bene e non c'è l'esigenza di venderlo, però ecco che il primo compratore ideale di questo prodotto è colui che ha bisogno sempre dell'ultimo oggetto, della novità, dell'oggetto al top di gamma. E allora molto probabilmente questi saranno i principali compratori del CDJ 3000. Essere lì, farsi video in camera con su scritto: "Oh, finalmente il nuovo CDJ 3000, io ce l'ho." E anche la curiosità, sicuramente, di vederlo in azione. Non lo compreranno i club perché difficilmente potranno investire tanti soldi in questo modo dopo essere stati chiusi così a lungo. I top DJ sicuramente lo riceveranno per poterlo sponsorizzare, però ci sono anche tante funzionalità che non sono così indispensabili per questo tipo di personaggi, anche perché quando vai a suonare in un festival in cui il set è piuttosto già preparato, non hai bisogno di fare così tanto sfoggio di tecnica. Però Pioneer in questo modo va a cercare di rincorrere con correnti per evitare che il nerd della situazione, o colui che è un virtuoso dello strumento dal punto di vista tecnico, si rivolga altrove. Questo può essere il mercato per il CDJ 3000. Non credo che sarà un prodotto che sarà così venduto e non credo che neanche sarà un prodotto che sarà ricordato così a lungo. Queste sono delle previsioni. Magari lasciano il tempo che trovano e possono essere smentite dai fatti e nel futuro. Però, in questo caso, dal momento che non c'è nessuna esigenza, dal momento in cui viviamo un periodo così particolare, dal momento in cui non sarà necessariamente così diffuso per via del prezzo, almeno inizialmente, sarà un prodotto molto di nicchia e per super appassionati. Vedremo poi come risponderanno i concorrenti e se sarà il prodotto su cui Pioneer punterà per gli anni a venire, oppure se rilascerà nel tempo delle versioni un pochino più intermedie, magari con delle limitazioni, per realizzare un prodotto più vendibile e che sia altrettanto performante. Questa credo che sia la strategia di Pioneer per poter riuscire a vendere un prodotto ad un prezzo più accessibile in modo che riesca a diffondersi tra i DJ, tra gli appassionati e tra anche i service che dovranno metterli a disposizione per gli eventi di tutto il mondo. Per chi non suona mai, per chi in questo momento fa i DJ set in streaming, per chi sta aspettando di recuperare un po' di lavoro prima di fare gli investimenti, il CDJ 3000 è un oggetto che possiamo soltanto guardare e mi ci metto anch'io perché sicuramente non andrò a fare un investimento di questo tipo. Però sicuramente lo guardo con attenzione, sperando poi di trovarmelo prima o poi sotto le mani. Quello che dico sempre quando mi chiedono di scegliere un prodotto o un altro è: il DJ deve essere in grado di suonare con tutto, perché a seconda di quello che trovi, finché non sarai un nome che può pretendere questo o quell'altro o non sarà sponsorizzato da qualcuno, dovrai essere in grado di utilizzare al massimo e al meglio qualsiasi tipo di oggetto. Quindi capire che se tocchi sullo schermo ti si blocca la traccia o ti va in un punto completamente a caso, è bene prenderci confidenza per quanto possibile. Però tutto questo lo abbiamo già imparato a conoscere già con i modelli CDJ 2000 Nexus. Staremo a vedere quando si sarà diffuso, quando inizieremo a trovarlo, quando magari sarà sceso di prezzo e potremo anche pensare di acquistarlo e capire se è il nostro prodotto ideale oppure se potevamo continuare con ciò che avevamo prima o di rivolgersi ad altre marche. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ On.